Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo, gli sarà perdonato. Ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Parole, Signore. Prima lettura, San Paolo gli Efesini. Chi erano gli Efesini? Erano un popolo che oggi sta in Turchia, Efeso in Turchia. E quando Paolo scrive questa lettera, poveraccio, sta in carcere, l'ha messo in galera perché annunciava il Vangelo, quindi l'hanno preso, l'hanno messo nel carcere perché andava contro la credenza comune, contro gli dèi, contro queste finte divinità. E allora qua dice ai suoi: nonostante lui sia in carcere, cerca di dare conforto, aiuto ai suoi. Dice: carissimi, il Padre vi dia uno spirito di sapienza e rivelazione per una conoscenza profonda di lui, illumini i vostri occhi, eccetera eccetera. Quindi scrive in modo paterno, come un buon papà fa con i suoi figli, nonostante lui sia in una situazione drammatica. Poi verrà ucciso, sapete, verrà messo a morte. Ecco, allora anche noi molte volte siamo in situazioni difficili, non siamo in carcere, magari non siamo in pericolo di morte, però siamo chiamati a dare coraggio e fiducia agli altri. Cerchiamo di farlo, come Paolo l'ha fatto, nel modo migliore possibile. Specialmente ricordando il sacrificio di Cristo. Dice: Gesù è risorto dai morti e è asceso al cielo, al di sopra di ogni potenza terrena, e quindi regnerà oggi e nei secoli dei secoli. Ecco qua, questo è il senso della lettera, quindi infondere coraggio e fiducia anche quando noi siamo messi male, come si dice, quando siamo in situazioni... dovremmo essere noi a ricevere fiducia e coraggio. Nel Vangelo, qua Gesù dice una cosa un po' strana, sembra strana per noi, perché dice: se parlerete male di me, dice lui, vi perdonerò, non c'è problema. Però chi bestemmia lo Spirito Santo non sarà perdonato. Come mai dice questo? Perché la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata? Perché lo Spirito Santo, sapete, è lo spirito di verità. Chi nega la verità, chi bestemmia la verità, come fa a essere perdonato? Se si ostina a non riconoscere la verità, è chiaro che neanche potrà essere perdonato. Quindi è importante per noi riconoscere ciò che è vero e ciò che è falso. Non posso insistere nella bugia, nella menzogna, nella falsità, quando c'è una verità comune. Dobbiamo noi innanzitutto riconoscere ciò che è vero per poter poi essere perdonati, per poter essere poi presi con il Signore. Sia da Gesù Cristo.